Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Iniziamo la nostra preghiera mattutina con le parole del Salmo responsoriale della messa di oggi, sabato dell'ottava di Pasqua. Il Salmo 117. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia. Vi entrerò per ringraziare il Signore. E questa è la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto. Perché sei stato la mia salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi sabato di Pasqua, prima della domenica in albis, domenica della Divina Misericordia, per Cerignola è una giornata particolare, è il giorno in cui tutto il popolo, con i sacerdoti e il vescovo, vanno a prelevare l'icona della Madonna di Ripalta per portarla in città, dove sosta per 6 mesi circa. Quest'anno le necessarie misure di sicurezza per evitare il contagio ci impediscono di fare ogni tipo di assembramento, assembramento e celebrazione, per cui noi pregheremo la Vergine Santa dalle nostre case e molto opportunamente è stato creato un collegamento di una pagina Facebook dal santuario e per questo ringrazio il rettore Don Vincenzo Alborea e io stesso ho provveduto oggi a far sì che ci sia un collegamento televisivo con Tele Deon, sperando che questa emittente televisiva possa entrare nelle vostre case oggi, se c'è il segnale appunto e la possibilità di collegarsi. Non viviamo questa giornata pensando con frustrazione a quello che ci sarebbe stato. Quello che è importante è pregare. Ci sarà il momento in cui la legge ce lo permetterà di accogliere la Madre di Dio nella nostra città. Ricordiamoci, dobbiamo essere buoni cristiani e onesti cittadini, senza barare su quelle che sono le norme, anzi dando l'esempio. Non dobbiamo mai scambiare la devozione e l'amore per il Signore e per la Vergine Santa con qualcosa che vada contro la sicurezza, il bene. Adesso è in gioco il bene fondamentale della vita e della salute. E noi cristiani, anche con la nostra devozione a Maria, non dobbiamo assolutamente metterlo in pericolo questo bene. Oggi mi voglio soffermare non su un brano del Vangelo, ma sull'icona della Madonna di Ripalta. Vedete alle mie spalle c'è una riproduzione che molto probabilmente si trova nelle case di tanti cerignolani, persino in alcuni angoli di strada, nelle edicole sacre. È una riproduzione della Madonna di Ripalta del 1903, fatta fare dalla Depitazione, una stampa su tela. È una interpretazione, possiamo dire, della Madonna perché non ci viene presentata l'icona nella sua interezza. Infatti, la particolarità della Madonna di Ripalta è proprio essere quella di un'icona che ci viene presentata nella sua completezza,
non ci presenta la Vergine Santa con il bambino a mezzo busto, ma seduta su un trono. E le icone, che sono rappresentazioni di origine orientale, ma riguardano anche il nostro territorio, che nel primo millennio dell'era cristiana è stato fortemente segnato dalla cultura greca, dalla cultura bizantina, questa immagine che risale a XII, inizio massimo XIII secolo, ecco, viene da un santuario che si trova al confine della vicina Canosa. Questo è molto importante, non mi soffermo su dati storici, ma la prossimità, la vicinanza a Canosa ci dice anche l'importanza dell'icona. Infatti l'antica Canusium con Salpi erano le diocesi più antiche. Pensate che il vescovo San Sabino, morto il 566, vescovo di Canosa, era stato ambasciatore presso Costantinopoli, presso l'imperatore, di due papi, di Papa Giovanni I e di Papa Agapito. E tornando a Canosa aveva portato certamente con sé delle icone, aveva portato perlomeno una sensibilità che in questo territorio, che certo aveva avuto la dominazione romana, ma era impregnato di cultura bizantina, ha potuto produrre o importare questa immagine. Ecco la leggenda delle immagini che sono state portate dopo l'iconoclastia è stata dagli storici molto ridimensionata. Le immagini come quella della Madonna di Ripalda sono molto più tarde rispetto al periodo iconoclasta, che è l'VIII secolo, e ci dicono che c'era una cultura che attingeva a piene mani a questo Oriente, nel quale le immagini sacre, allora come oggi, erano dipinte pregando, dipinte soprattutto dai monaci pregando, e hanno un significato che ci deve aiutare a pregare. Quando guardiamo un'icona, guardiamo ai simboli. Anzitutto, guardiamo lo sfondo dorato. Tutte le icone non hanno alle spalle un paesaggio, delle case, dei monti. Raramente troviamo una stilizzazione di questo genere in alcune icone. Di solito lo sfondo è dorato. Quello della Madonna di Ripalta nei secoli ha perso la sua lucentezza. Quello sfondo sta a significare la luce di Dio dell'eternità. In questa luce è immerso il mistero di Maria, Madre di Dio. Infatti, le due lettere che si trovano sull'icona sono lettere greche e non sono altro che l'abbreviazione. M è il rho greco mater, teta eu teu, la madre di Dio. E la proclamazione del dogma del Concilio di Efeso del 431 che dice, ecco, che Maria è la madre di Dio. Non si volle in quel concilio tanto affermare qualcosa su Maria quanto su Gesù. Si voleva affermare, cioè, che il Figlio di Dio si era fatto uomo. Maria è la madre di Dio incarnato, fatto uomo. Gesù non è un uomo, ma è Dio incarnato. E quindi su questo sfondo abbiamo due angeli, che sono naturalmente di uno stile diverso, appare di primo acchito rispetto alla Madonna, e non troviamo con le stesse vesti in altre icone orientali dello stesso periodo, né con dei turiboli in mano che, avvicinandosi, possiamo notare. Sono state delle aggiunte molto probabilmente del 1500 circa. E ora veniamo all'immagine della Madonna. È una Madonna che è seduta su un trono e possiamo quindi dire che appartiene a una tipologia, cioè a un modello di Maria Kyriotissa, cioè la Signora, colei che ci presenta il Signore, ma lei stessa la Signora. In fondo la parola Madonna in italiano significa Signora.
Ma c'è anche un'altra caratteristica, quella mano che possiamo dire è il centro dell'icona, proprio il centro geometrico dell'icona ci dice che Maria qui è raffigurata non solo come la Kyriotissa, ma soprattutto come la Odegitria, l'immagine di colei cioè che indica la Odos, la via. Gesù ha detto di sé: io sono la via, la verità e la vita. E Maria è immagine della Chiesa, è lei stessa, la Madre di Dio, che ci indica come Gesù è la via, la verità e la vita. E ci indica Gesù che è seduto, è un bambino, ma ha il volto di un adulto, ha soprattutto una mente molto spaziosa, che indica che egli è l'eterna sapienza. Quindi quando contempliamo il bambino, ecco, possiamo soffermarci a riflettere, a invocarlo come colui che ci dona la sapienza. È vestito di un chiton, cioè vestito orientale rosso, è il rosso porpora che indica la regalità. Il colore rosso era il colore dell'imperatore, ma anche il colore della vita, il colore del sangue. In mano ha il rotolo delle scritture, perché quella sapienza, che è la sapienza di Dio, non solo si è fatta carne, ma si rivela a noi anche nella parola, nel libro delle scritture. Un libro delle scritture che in alcune immagini il Cristo Pantocrator, ad esempio, ha aperto sulle parole: io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita. Qui è chiuso perché è Gesù che ci svela il senso delle scritture. Possiamo dire che Maria fa quasi da trono naturale a Gesù Cristo e ce lo presenta non come un bambino, ecco, tenero, come magari in tante immagini del Rinascimento o tante immagini più vicine a noi, ce lo presenta davvero come il Signore della storia. Quanto è importante in questo momento sentire che Lui, Gesù, è colui che regna nella nostra storia e ci dà un senso. E Maria ha un abito, è seduta sul trono, vediamo un trono imperiale molto decorato. E forse, chissà, oso pensare, era un trono più grande. Con il tempo l'icona avrà avuto magari, ecco, degli adattamenti, ma quello che importa è che Maria ci viene presentata come una regina, seduta su un trono molto decorato. Ha una veste che è azzurra. Questo azzurro nel Medioevo e nell'antichità veniva ricavato da una pietra preziosa, il lapislazzuli, appunto colore azzurro, è il colore della trasparenza, è il colore del cielo. Ci dice che Maria veramente è abitata dalla grazia di Dio, ma lei è stata rivestita anch'essa da un manto regale, il manto che è color porpora più scuro. E anche lei è stata rivestita dalla grazia di Dio. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, dice Maria, e nel dire questo si sente avvolta dall'amore di Dio. Guardando quella veste rossa, ciascuno di noi può dire: anch'io, come Maria, sono stato avvolto dalla grazia battesimale, sono sacerdote, re e profeta dal giorno del battesimo. Maria ci guarda, i suoi occhi possiamo dire sono penetranti e malinconici, perché presentandoci Cristo, l'eterna sapienza, lei ci dice che quel Cristo ha sofferto, è morto, è risorto per noi. Ci presenta un Cristo pasquale in fondo, non semplicemente un Cristo bambino. E la mano di Maria è la mano di colei che ci indica la strada. È come se in questo momento noi fossimo dei viandanti che hanno bisogno di trovare una via d'uscita. Una via d'uscita
nella nostra vita personale, ma soprattutto in questo momento storico. E lei ci indica Gesù e tutto quello che Gesù ci dice per poter ricostruire in questo momento particolare una società delle relazioni come Dio vuole, come Gesù ci indica nel Vangelo. Lei in questo momento ci sta indicando la strada. E quando noi siamo smarriti, quando noi abbiamo bisogno di sapere dove andare, soffermiamoci sull'icona, guardiamo al suo centro geometrico e teologico, perlomeno per quanto riguarda Maria, la mano, quella mano che ci indica Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, come vorrei che tutti quanti noi oggi ci soffermassimo a contemplare l'icona, a guardarla e a stare davanti ad essa. Dice un autore francese, Paul Claudel: Maria, mi basta venire davanti a te e guardarti. Quel guardare che diventa contemplazione, che diventa comprensione del mistero di Dio, che diventa invocazione. Un'ultima cosa voglio dire. Le immagini, le icone, la parola icona non è altro che la parola greca immagine, venivano dipinte, ancora oggi sono dipinte, con un impasto nel quale i colori vengono diluiti, fatto dal tuorlo d'uovo, mescolato a vino. Perché? Perché è un richiamo al mistero pasquale. L'uovo, soprattutto in Oriente ed è rimasto anche nella nostra cultura, è un richiamo alla Pasqua e la vita raccolta in un guscio che nel momento in cui viene aperto, ecco, ci presenta una vita che è in gestazione. Per questo il torlo d'uovo nel quale sono impastati i colori ci dice che il mistero di Cristo, l'eterna sapienza, e di Maria, l'odegidria, è colei che ci indica la strada, è un mistero pasquale, è un mistero di salvezza nel quale anche noi siamo chiamati ad entrare. Che la Vergine Santissima, che noi onoriamo a Cerignola con il nome di Vergine di Ripalta, veramente ci indichi la strada e illumini il nostro cammino. C'è un'altra immagine nella diocesi, cara al popolo ascolano, la Madonna della Misericordia, anch'essa è una odegitria. Ci soffermeremo a riflettere su quella immagine nel mese mariano. E ora, cari fratelli e sorelle, concludiamo la nostra preghiera con l'invocazione che il popolo di Cerignola conosce molto bene a memoria alla Vergine di Ripalta. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E mi piace concludere con le parole dell'inno Acatistos,
l'inno che la liturgia canta in piedi, in segno di venerazione per la madre del Verbo incarnato. Ave, tu sede di Dio l'infinito, ave, tu porta di sacro mistero, ave, dottrina insicura per gli empi, ave, dei pii certissimo vanto, ave, o trono più santo del trono cherubico, ave, o seggio più bello del seggio serafico, ave, o tu che congiungi opposte grandezze, ave, tu che sei in una e vergine e madre, ave, per te fu rimessa la colpa, ave, per te il paradiso fu aperto, ave, o chiave del regno di Cristo, ave, speranza di eterni tesori, ave, vergine e sposa. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi ricordo che questa sera alle ore 18:30 inizieremo il rosario trasmesso dal santuario, poi seguirà la Santa Messa. Domani e domenica, la Domenica della Divina Misericordia, alle ore 11 trasmetteremo la Santa Messa dalla Chiesa di Santa Barbara, dove c'è il culto alla Divina Misericordia. Domani farò un gesto che rinnova quello fatto da tanti miei predecessori, la consacrazione della Diocesi al Cuore di Gesù. Soprattutto in questo momento vi invito tutti quanti a rinnovare il vostro atto di affidamento al Cuore di Cristo, fonte di amore e misericordioso. E domani alle ore 18 avremo sempre il nostro appuntamento con le famiglie. Un breve saluto, ecco, a voi che siete riuniti nelle vostre case, rimanendo, mi raccomando, a casa. E poi la prossima settimana seguirà con i programmi che domani vi saranno annunciati, per essere insieme nella preghiera, per essere insieme nell'evangelizzazione e nell'ascolto, senza dimenticare la carità verso il prossimo. Buona giornata a tutti, buona giornata dedicata alla Madonna.